Chiedo ai compagni anche un attimo di silenzio perché comunque è un momento che percorre e porta a termine un incontro che ormai da più di 25-30 anni, da quando è stato realizzato il monumento, il compagno Franco Mesosi che abitava a Cinisello ed è stata l'anima della sezione Ampi di quelle zone, visto che lui è nativo di Fontino e quando era piccolo ha vissuto quelle vicissitudini tremende che abbiamo sentito brevemente oggi discuterne e parlarne dal nostro presidente provinciale e creando, diciamo, un percorso che è stato avviato dal compagno Ioris Pezzotti, dove abbiamo incontrato a Burrazzano ormai 4 anni fa, può essere o più tardi, 2013, quindi 3 anni fa, in quel di novembre siamo andati all'inaugurazione di un monumento di due partigiani, di cui uno palazzolese e di Palazzolese Tavernolese, che è lo zio di Ioris, e un altro ragazzo che non era di Tavernola, sono stati uccisi là per dire che i partigiani che erano a Bergamo non erano tutti di Bergamo, anzi, ricordate che nella brigata di Giorgio Paglia c'erano anche degli stranieri, come li chiamano oggi, quindi non c'era differenza di 40 russi e tanti altri di diversa etnia che combattevano insieme con l'unico comune denominatore della libertà. E questo percorso appunto ci ha portato a incontrare appunto i compagni della sezione Ampi di Cinisello Bassamo. Dopo allora a Murazzano abbiamo costruito e siamo andati, sono venuti qua al monumento, siamo andati a Tavernola, abbiamo fatto il gemellaggio con la sezione di Mondovì, di cui noi siamo gemellati e andremo a visitarli come loro sono venuti a visitare noi. E quindi ci sembrava giusto concretizzare questo passaggio con la richiesta di gemellaggio alla sezione Cinisello Bassamo, per questa unione di intenti e vicinanza che abbiamo avuto nel tempo. Come abbiamo fatto allora, tramite Ioris, abbiamo incontrato questo scultore di Clusane, un operaio, una persona semplice che però si diletta in fare queste sculture in ferro. E per suggellare questo momento di fratellanza, di unione, di condivisione, abbiamo pensato di fargli creare un'opera. Quindi sono opere uniche. Difatti sono due, ma non è una uguale all'altra, perché le fa al momento e come meglio crede. Riproduce un partigiano che sta combattendo, immaginiamocelo qua 72 anni fa sul Colletto, e appunto riporta le nostre montagne e la bandiera comune della libertà che ci unifica. Quindi io con piacere, a nome della mia sezione, chiedo anche a Vincenzo di venire, vieni Vincenzo, anche se sei stanco, la nostra roccia, il nostro presidente onorario, nonché partigiano Vincenzo Beni. Lo stanno lasciando solo un po' le gambe, ma la testa c'è ancora e noi lo sappiamo bene perché ci tira le orecchie spesso. C'è ancora un pezzo di testa, ha detto. Vieni qua Vincenzo, siediti pure lì a suggellare questo percorso che hai iniziato tu. E niente, direi prima di chiudere la cosa con lo scambio dei doni, di dare la parola alla compagna Billy. Buongiorno a tutti, inizialmente vi porto subito i saluti del nostro presidente Felice Riccardi che per problemi di salute non è potuto essere presente qui. Ringraziare molto la sezione Ampi di Valle Calepe e Valle Cavallina, ringraziare tantissimo Nezzosi che comunque anche se è qui continua a ricordarci, continua a mantenere rapporti con noi e ci auguriamo che questo gemellaggio rafforzi la collaborazione tra le nostre due sezioni. E soprattutto auspichiamo che questo progetto di trasformare la Casa della Resistenza in museo possa diventare un'occasione per visite sia di studenti che di cittadini cinisellesi, proprio per mantenere viva la memoria e consolidare i principi di libertà, di solidarietà, di giustizia, di partecipazione. Sono principi nati appunto e che in ogni
che animarono la resistenza. Desidero concludere con le parole di Luchino Dal Verme, nome di battaglia Maino, un partigiano, comandante della divisione garibaldina Gramsci nell'Oltrepò Parese, che nel dicembre 2012 scrisse: «Tutte le volte che uomini e donne si stringono intorno a qualche cosa, che sia un altare, che sia una bandiera, che sia un discorso, che sia una mensa, è sempre un momento estremamente importante. Prima di tutto perché l'uomo esce dal suo interesse personale, esce dal suo rischio di vita e non è più un individuo, è un noi. Quando gli uomini diventano un noi, sono una forza enorme. Dobbiamo ritrovare la capacità di essere un noi». Grazie. No, stai qua, Billy, che niente. Noi abbiamo preparato appunto questa... prima te che sei l'ospite, quindi... Noi praticamente abbiamo preparato un paio di regali che sono frutto del nostro lavoro come sezione AMPI, in collaborazione ovviamente con altre associazioni, con altre realtà del territorio di Cinisello. Uno è un DVD sulla storia dei partigiani e dei deportati di Cinisello Balsamo, uno è un lavoro che abbiamo fatto sul discorso di Calamandrei, più che mai attuale, e poi un libro che abbiamo pubblicato sui sentieri partigiani nella zona comunque delle Chese, dove i nostri partigiani andarono a combattere.